Oggi, dal 18 maggio del 2015, che io e Marina non siamo morti, viviamo un clima di sopravvivenza perché noi siamo morti insieme a Marco. Marco era, a parte che era il nostro unico figlio, era la nostra ragione di vita, per cui noi al di fuori, ecco, che magari mi puoi vedere in queste occasioni che posso fare una battuta, un sorriso, ma poi i problemi, quello che mi sto vivendo dentro e quello che si vede mia moglie, quello è una cosa nostra. Noi la forza che troviamo, a parte quello che abbiamo di carattere, ce la dà tutta Marco. Noi gli abbiamo promesso la giustizia e per questo lotteremo fino a che avremo un filo di sospiro, ma la dobbiamo dare. Io e Marina e Marco eravamo una famiglia molto unita. Marco adesso non c'è più con noi, però non per questo che non siamo uniti. E tanto più che Marco ci dà la forza come dicevo prima, per lottare, per dargli giustizia, per cui è una cosa che ti unisce ancora di più. Un'ultima domanda, cosa si aspetta dalla prossima udienza, dalla prossima sentenza? Io dalla prossima sentenza, a parte che penso che è una cosa che si aspettano tutti, che la giustizia prevalga, che ci sia giustizia, quella che vogliono tutti, quella che dovrebbe essere garantita a tutti. Va bene, grazie mille. Prego.